In diretta, perché adesso abbiamo in linea, vediamo subito un attimo di stabilire qui tutti i contatti. Abbiamo in linea Elio Leonardi di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, la conoscete tutti, già nella passata legislatura, governo Ciriscioli, era consigliere appunto regionale, membro della stessa commissione, oggi ne è presidente. Comunque l'abbiamo contattata, Elena Leonardi, che saluto. Buonasera Elena. Buonasera Stereo e buonasera a tutti gli ascoltatori. L'abbiamo contattata perché si parla tanto di elezioni portoricanaldesi, anche se non si ha la certezza che poi si andrà a votare a maggio. E naturalmente quando parliamo di centrodestra non nascondiamoci che è un po' il pezzo forte di Portorecanati, e come punto di riferimento sei tu, esponente di Fratelli d'Italia, senza togliere nulla naturalmente alla Lega, perché c'hai anche una personale forza elettorale che hai dimostrato anche nelle ultime elezioni amministrative del settembre scorso. Abbiamo letto un comunicato di Fratelli d'Italia che poneva determinati paletti in cui si diceva non alla riproposizione della ricandidatura, diciamo così, del sindaco uscente Mozzicafreddo, è prematuro un'out di questa natura, oppure c'è bisogno di capire un po' qual è il quadro politico portoricanatese? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che non è stato fatto nessun out-out e non è stato detto di no a nessuno. La considerazione che ha fatto Fratelli d'Italia parte dalla richiesta di un'apertura di un tavolo che si è aperto, nel senso c'è stato un primo incontro per cercare di riunire un'area del centrodestra che prendesse, diciamo, sicuramente le mosse da quella che è un'alleanza classica, ma anche da quello che è ovviamente l'alleanza che oggi sta governando in regione, ma che ha anche una storia, insomma, ovviamente sia italiana sia anche locale, e poi che potesse ragionare anche insieme, ad esempio, a una civica strutturata che è sul territorio e che ha un'anima un po' più vicina come considerazioni a quelle di Fratelli d'Italia rispetto alla disponibilità che ha espresso il sindaco in carica Mozzicafreddo. Abbiamo sempre detto legittima la sua diciamo disponibilità di rimettere il nome sul piatto. Nessuno, almeno da parte di Fratelli d'Italia, pone veti nei confronti ovviamente di nessuno. Questo è storicamente un nostro tratto distintivo. Non vogliamo che si pongano veti verso di noi, per cui noi non ne poniamo verso altri, però abbiamo fatto un ragionamento che fosse costruttivo. Partire per riunire un centrodestra da quella che è la situazione attuale sarebbe in qualche modo ripartire dalle divisioni che ci sono state 5 anni fa, perché noi oggi abbiamo delle forze di centrodestra che governano a Portorecanati, delle forze che sono fuori dall'amministrazione comunale come Fratelli d'Italia e Lega, e delle forze che siedono all'opposizione. Se noi partiamo dalla situazione attuale, partiamo da situazioni che sono divisive, per cui noi abbiamo detto, senza mettere il veto su nessuno, iniziamo a vedere se c'è la volontà da parte dei partiti, che possono avere, diciamo, anche una comunione di intenti, di rimettere insieme un po' i cocci, diciamo così, di una divisione che c'è stata, insomma, quella che potrebbe sembrare anche un'era glaciale fa, nel senso che 5 anni, anzi 5 e mezzo in politica, sono veramente un'era paragonata, diciamo, a quello che succede. Vediamo se c'è la volontà, se ci sono punti cardine di programma elettorale e di visione per Portorecanati che possano essere condivise, che possano fungere da collante per una nuova alleanza, che sia nuova perché possa includere anche chi oggi non siede nei banchi della maggioranza, ma possa ovviamente in questo senso essere inclusiva e non esclusiva, per cui
i comunicati che hanno fatto, diciamo, dal direttivo di Fratelli d'Italia non metteva il veto su nessuno e non escludeva nessuno. Questo lo voglio dire in maniera molto chiara, perché poi è naturale che siamo tirati per la giacchetta da diverse persone o forze politiche, anche per quello che ricordavi tu, il risultato che sicuramente, diciamo, nelle ultime elezioni regionali ha posto Fratelli d'Italia come partito, insomma, anche con un suo peso specifico su Porto Recanati. Noi abbiamo fatto proprio un discorso che fosse inclusivo e non esclusivo, non ponendo, diciamo, veti o prescrizioni, ma vedendo, visto che i tempi, come accennavi tu, potrebbero essere quelli classici, diciamo, di un'elezione intorno a maggio, ma potrebbero anche vedere uno slittamento, come è successo, insomma, l'anno scorso, legato al Covid. Oggi ancora questa situazione ovviamente non è chiara, perché è legata alla questione pandemica, però il nostro obiettivo è quello di vedere se ci sono le condizioni per poter andare insieme e dare a Porto Recanati una maggioranza anche più strutturata. Oggi chi governa ha il 23%, diciamo, del consenso, 5 anni e mezzo fa, ma si veniva da una divisione, da alcune situazioni che erano successe anche nei 2 anni precedenti con l'amministrazione Montali, la sconfitta del centrodestra, un governo del centrosinistra che è durato 1 anno, quindi c'erano forti spaccature e tensioni sociali, quindi c'era una situazione anche a livello cittadino molto frammentata. Noi vogliamo provare a vedere se si possono trovare delle condizioni per cui il centrodestra abbia, anche rinnovandosi, perché ovviamente, insomma, l'auspicio è quello di mettere sempre nuove energie a disposizione della città, ma questo non vuol dire che chi ha esperienza sia, diciamo, escluso a prescindere. Però se si riesce a fare un coinvolgimento maggiore, se si riesce a mettere nel tavolo, diciamo, una coalizione più ampia, noi pensiamo che possa essere, diciamo, a tutto vantaggio di Porto Recanati, perché mettere insieme energie e avere, diciamo, una base che poi sarebbe la base elettorale più ampia, farebbe sì che anche quella insomma, ipotetica, insomma, coalizione che andasse a governare avrebbe un maggiore consenso all'interno della comunità portoricanatese. Questo è un obiettivo positivo, perché vorrebbe dire che si riesce a portare più istanze, diciamo, su quei tavoli, che si riesce a portare, diciamo, un consenso maggiore, che vuol dire che la maggior parte della cittadinanza si ritrova su quel programma, si ritrova su quella visione, si ritrova su quegli obiettivi. È, diciamo, un cammino che abbiamo iniziato ora a costruire. Abbiamo voluto noi, diciamo, aprire questo tavolo proprio perché eravamo anche contattati da diversi soggetti e quindi, piuttosto che parlare sempre e solo singolarmente, abbiamo ritenuto una cosa positiva per Porto Recanati valutare e vedere se questo percorso si può costruire. Siamo all'inizio, quindi è difficile oggi fare qualsiasi tipo di valutazione. Poi è naturale che nei comuni si inizi a mettere sul piatto o sulla stampa: per me il sindaco dovrebbe essere Tizio, per me il sindaco dovrebbe essere Caio. Noi abbiamo detto: se noi iniziamo mettendo il nome del sindaco che non è condiviso da un tavolo di maggioranza, facciamo un gioco che è divisivo. Certo. Noi invece abbiamo un obiettivo, un'aspirazione, che è quella di unificare, per cui iniziare, diciamo, mettendo sul piatto dei nomi che non sono condivisi, rischia solo di fare il gioco magari di chi vuole continuare, diciamo, a vedere una divisione, o di chi insomma non ha piacere, insomma, a poter invece trovare una prospettiva più coesa per la nostra città. Questo è il quadro, ci tengo, perché poi magari qualcuno ha interpretato in un modo, qualcuno ha interpretato in un altro, ma i comunicati erano, credo, insomma, anche molto chiari e molto, molto trasparenti, anche, lo ripeto, insomma, mai contro qualcuno, ma anzi con un obiettivo inclusivo, quindi semmai per avvicinare.
Senti Elena, naturalmente poi sappiamo come il giornalismo si muova cercando di cogliere le parti più piccanti e magari estremizzarle sotto certi aspetti, non facendo sicuramente un'operazione di sana e corretta informazione. Però è pur vero, tu hai fatto bene a richiamare questa mia espressione dell'out e out, perché effettivamente nel comunicato non ci sono paletti o non ci sono out nei confronti di forze politiche o di personaggi porto-recanatesi. Però è anche vero che quando voi dite che con l'avvicinarsi della scadenza amministrativa c'è bisogno di aprire un nuovo capitolo, perché è importante, diciamo così, iniziare a lavorare per un progetto nuovo, è logico che il progetto nuovo non può avere il volto del vecchio sindaco Mozzicafreddo. Ma noi abbiamo fatto quello che ti dicevo un po' prima, diciamo, nell'intervento. Noi siamo partiti da un livello diverso di quello dell'amministrazione uscente, ma era, diciamo, una partenza necessaria, proprio perché se noi partiamo da un'amministrazione che ha visto il centrodestra diviso, noi rischiamo di partire da quelle divisioni. Se poi il tavolo del centrodestra reputa di andare tutto unito e la figura che insomma, qualcuna delle forze politiche porrà sul tavolo sarà nuovamente quella diciamo del sindaco uscente, troverà una quadratura in tutti i soggetti, noi non abbiamo messo una prescrizione in questo. È ovvio che il percorso però si fa alla rovescia per quanto ci riguarda, cioè il progetto deve essere comunque rinnovato, perché se vai ad includere due o tre forze che oggi non sono in quell'amministrazione, che sono andate magari in contrapposizione a quell'amministrazione perché magari su alcuni temi non si sono trovati, perché c'erano delle rotture, diciamo, dovute a una serie di fattori, è ovvio che prima si ritrova una progettualità condivisa e poi si sceglie anche la figura diciamo che meglio possa rappresentare quel tipo di progettualità e che possa essere condivisa da tutto il tavolo, cioè che tutto il tavolo valuti la figura del nome che verrà, o dei nomi insomma che verranno messi sul tavolo, quella più efficace sulla quale si chiude, diciamo, una coalizione. Quindi noi abbiamo, diciamo, fatto un percorso che cercasse di unire e non dividere. È ovvio che se prendiamo delle forze che oggi siedono in maggioranza o in minoranza, altre forze che sono fuori ma che si erano presentate in contrapposizione a un'amministrazione, noi partiamo da quel punto che è stato un punto divisivo. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando, perché come ti ripeto Asterio, è un percorso che qualcuno secondo me doveva iniziare, noi ci siamo presi un po' questo ruolo, o almeno nel tentativo, insomma, di vedere se le condizioni dopo 5 anni e mezzo sono mature e sono, diciamo, idonee a. Però l'abbiamo fatto in quella che pensavamo fosse la condizione migliore. Qualcuno probabilmente, partendo tu cur dall'amministrazione uscente, non avendone fatto parte o essendosi seduto all'opposizione, non sarebbe neanche venuto a sedersi al tavolo. Quindi noi abbiamo detto partiamo dai partiti, partiamo dalle forze politiche e poi faremo il ragionamento ovviamente sulla figura del sindaco. È ovvio che immagino che il nome dell'attuale sindaco possa essere messo sul tavolo da quelle forze che oggi lo sostengono, perché abbiamo, insomma, UDC e Forza Italia che sono, diciamo, le componenti di questa amministrazione, politicamente parlando, di questa amministrazione comunale. E nessuno ha posto, come ti ripeto, veto sui nomi, ma noi abbiamo fatto un percorso che appunto fosse il più possibile inclusivo. E ti ripeto, partire dall'amministrazione uscente tout court sarebbe voluto dire, per quelli che erano anche alcune interlocuzioni, diciamo così, informali, che ovviamente c'erano state con alcuni soggetti, sarebbe stato dire porsi già subito in frizione. Questo però non esclude che quel tavolo possa, diciamo, arrivare a un nome che magari è già quello del sindaco uscente. Noi non abbiamo messo preclusioni perché reputavamo che fosse sbagliato a prescindere.
Quindi saranno i partiti e i movimenti, se vorranno, diciamo, trovare, se riusciranno a trovare la quadratura, a trovare anche la quadratura sulla figura del sindaco. Questo è, ma ripeto, insomma, l'abbiamo detto anche, insomma, colloqui informali ci sono stati anche con il sindaco Monsicaffredi, per cui sicuramente, diciamo, l'apertura di questo tavolo non era certamente un tavolo né contro di lui né contro nessun altro, perché questo l'abbiamo chiarito, insomma, a monte. Però se si vuole lavorare per un'unione, da qualche parte bisogna iniziare. La parte meno divisiva e più inclusiva era sicuramente quella di mettere in campo le forze politiche che ragionassero per vedere, insomma, se si riesce a superare quelle difficoltà, quelle divisioni che invece ci sono state in precedenza. Senti, se non vado errato, tu durante il governo Ubaldi, come sindaco di Porto Grande, tu eri nella giunta? Io sono stata nella giunta prima di Fabbracci, negli ultimi 2 anni e mezzo, poi sono stata nella giunta Ubaldi, poi sono stata in opposizione quando abbiamo perso per un anno, perché poi, insomma, con la Montale. Con la Montale, poi, insomma, c'è stato in regione. I rapporti con la Ubaldi sono cambiati nel frattempo, e poi è vero che Monsicaffredi ha chiesto un colloquio, un incontro con Acquaroli? Questo ve lo dovrebbe dire il sindaco Monsicaffredi. Io non tengo l'agenda del presidente Acquaroli, che sicuramente è molto fitta, ma colloqui con i sindaci, colloqui con le forze politiche sicuramente ci sono, e sono anche diciamo graditi, perché sono comunque il sale del confronto. Ovviamente tutti i sindaci del centrodestra e non solo trovano spazio di ascolto, di incontro, di confronto con questa amministrazione. Riguardo i rapporti con il vice sindaco Ubaldi, io non ho mai avuto, insomma, personalmente scontri particolari, nel senso che le cose che credo, insomma, di aver avuto sempre un rapporto rispettoso ma anche schietto, per cui facciamo parte di due partiti differenti, per cui so che la strada di Rosalbo Bardi ha seguito una linea e la mia ne ha seguita un'altra, però credo di essere stata un assessore non solo rispettoso del suo ruolo e del ruolo del sindaco quando siamo stati insieme in amministrazione, di essere stata credo una persona, insomma, sempre corretta, non aver mai spostato il gioco politico o la vicenda politica né sul piano personale né su una contrapposizione personale. Quando il vice sindaco mi ha chiamato per incontrarmi, per sottopormi alcune questioni, l'ho sempre incontrata, come ho incontrato tutti i consiglieri e lo stesso sindaco Monsicaffredi, per cui reputo che nel mio ruolo, sia nei 5 anni precedenti come consigliere di minoranza, ancor più oggi come consigliere di maggioranza in regione, sia non solo un mio dovere ma anche un piacere confrontarmi con gli amministratori locali. Certo. Io ti ripeto, questo è un tratto distintivo non solo mio ma proprio del partito di Fratelli d'Italia, anche quando era Alleanza Nazionale, perché ovviamente quando ci si avvicina alla tornata elettorale vengono fuori ovviamente, no, i racconti delle precedenti esperienze, viene fuori le trattative vecchie, c'è sempre un fermento, no, all'interno anche dei partiti che si rianima, una voglia di partecipare che è sempre molto positiva, ma quello di non fare preclusioni, esclusioni, questioni personali è sempre stato, credo, un modus operandi corretto, perché poi diciamo al di fuori della contrapposizione, del gioco delle parti, se lo vogliamo, insomma, chiamare così, ci sono sempre le persone. Io, insomma, l'ho sempre detto in tutta la mia esperienza politica, amministrativa, il rispetto va sempre dato prima di tutto, poi si possono avere idee diverse, in politica ci si può trovare a volte in situazioni di contrapposizione, altre magari in dinamiche invece che ci si trova a collaborare. Credo che se il rispetto della persona c'è sempre, questo è sempre un qualcosa in più che si mette, insomma, sul tavolo. Poi la politica è, diciamo, è complicata ma è anche, insomma, entusiasmante quando si fa a livello
a livello comunale anche molto impattante nella vita dei cittadini, per cui spesso insomma è anche naturale che porti diciamo un coinvolgimento, ed è bello quando porta a un coinvolgimento e un fermento insomma a livello, certo, a livello cittadino. Quindi io non, ripeto, non ho fatto nessun tipo di, anche con il mio gruppo, con il gruppo di Fratelli d'Italia, che insomma è andato a questi tavoli, che dialoga insomma con le altre forze politiche, è stato fatto sempre un discorso di cercare di riunire un'area, cosa che avevamo provato a fare anche 5 anni fa, purtroppo 5 anni fa non ci siamo riusciti, diciamo c'è stata una frammentazione, ma noi avevamo lavorato per riunire un'area. 5 anni fa non ce l'abbiamo fatta, speriamo insomma di riuscire questa volta, perché reputiamo che un'unione e una partecipazione maggiore all'interno insomma di un'area politica possa essere un vantaggio per la cittadinanza, che magari insomma si ritrova più rappresentata e ritrova magari una maggioranza più forte, più grande, nella quale insomma possono confluire anime o diciamo sfumature che possono essere un po' diverse, ma che sono sicuramente diciamo più che compatibili, ma anche un arricchimento rispetto insomma a una coalizione. Questo se riusciremo a portarlo avanti lo vedremo, ovviamente dipenderà anche dai nostri alleati, da quelle che saranno insomma le volontà anche degli altri di aprirsi al dialogo e trovare insomma una strada comune. Benissimo Elena, ti ringrazio, sei stato molto gentile, ci aggiorniamo su questo, vedo che tu sei su più fronti, adesso ti devo occupare anche di Porto delle Grandi, forse non te ne sei mai diciamo liberata del tutto, anzi sei parte integrante di questa città, quindi la vivi in maniera anche passionale, no? La tua città, e quindi è anche il tuo bacino anche elettorale più forte, diciamo, no? Dal punto di vista politico e elettorale, appunto. Bene, ci aggiorniamo, dicevo, perché ancora il tempo c'è, vedremo come evolveranno le cose. Buon lavoro. Sicuramente, grazie dell'opportunità e buona serata a te e agli ascoltatori. Grazie a te.